Amici di Cristiani Today, benvenuti, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fede. Siamo insieme a uno dei più grandi attori comici del nostro panorama italiano. La sua carriera è stata sempre in ascesa e ha inizio negli anni Ottanta. Lo abbiamo sempre apprezzato nelle sue varie tante interpretazioni. Per ben 7 stagioni, ad esempio, lo abbiamo visto nelle vesti dell'appuntato romano nella amata fiction Carabinieri. E lui ama molto gli animali, in particolar modo i cani, è ambasciatore nel mondo per la difesa dei bimbi disabili. E tra cinema, fiction, teatro, doppiaggio, Andrea Roncato questa sera è qui con noi. Benvenuto. Ciao, grazie per il benvenuto e grazie per aver citato Carabinieri. Però, dato l'argomento che trattiamo, io ho fatto anche Don Tonino. Quindi ho fatto 14 film come parroco e ti dirò, mi sono piaciuti molto. Poi è una serie dalla quale poi hanno preso Don Matteo, perché Don Tonino era degli anni 90 ed è una serie che andò molto bene e assomigliava di questo prete detective. E nel caso c'era Gigi, che era commissario di polizia, che veniva a chiedere consigli a Don Tonino, tu te lo ricordi? Sì. Volevo dirti che tu sei cristiana, non si dicono le bugie, ha detto il più grande comico. No, io sono un comico, uno normale, che ha fatto tante cose, alcune belle, altre meno belle, che adesso faccio cose che mi piacciono di più, nel senso che, data l'età, posso anche permettermi di fare film con Avati. Ne ho fatti 7, uno per il cinema, 6 per la televisione. Un altro l'ho fatto adesso che uscirà a febbraio, che si chiama Il Fulgore di Doni. Ho fatto l'ultimo film con Paolo Virzì, che è un altro dei più grandi registi italiani. Ho avuto l'onore di lavorare con la moglie Michela Ramazzotti, anche lei bravissima. E quindi ho fatto delle cose che mi piace fare, tutto lì. Ecco, intanto io vorrei iniziare facendole degli auguri, perché lei si è sposato dopo 7 anni di fidanzamento con Nicole, fra l'altro bellissimo, ho visto le foto. Nicole è una moglie perfetta, ideale, e l'ho conosciuta in una maniera strana, perché Nicole è mamma di Giulia Elettra Gorietti, che è un'attrice molto brava di queste giovani. Adesso uscirà anche un film che ha fatto a febbraio, che si chiama Sconnessi, con lei. E io ho fatto un film con Giulia e alla sera andavo a mangiare con lei e telefonavo alla mamma e diceva: ma con chi sei a mangiare? E dicevo: con Andrea Roncato. Per l'amor di Dio, stai attento a un playboy, va dietro a tutte le donne, perché un po', avendo fatto questi film sempre pieni di donne, uno immaginava che e poi avendo avuto, grazie a Dio, la fortuna di lavorare con donne bellissime, uno immagina che quello che interpreta nella scena sia anche nella realtà, ma non è vero. E infatti poi dopo, quando mi ha conosciuto, era mia compagna da 7 anni e mia moglie da qualche mese. So che è una domanda un po' difficile, però io provo a fargliela lo stesso. Qual è il momento che le ha emozionato di più il giorno del suo matrimonio? Beh, tutto il matrimonio ti emoziona. Mi emozionava molto l'emozione di mia moglie, che infatti quando doveva dire la formula ero io a suggerire a lei che cosa doveva dire, avendo già fatto un matrimonio ed avendo fatto Don Tonino, appunto. E poi c'è una cosa che voglio dirti, che molti non sanno: io sono figlio di un sagrestano, sono molto onorato di essere figlio di un sagrestano. Mio padre era il sagrestano di Santa Maria Maddalena a Bologna ed era un uomo, non so come si possa definire uomo di fede o non un uomo di fede, ma era una persona che amava molto il suo lavoro e amava molto la sua chiesa. Io credo che d'estate, quando anche il parroco se ne andava in vacanza, l'unico che rimaneva a casa era mio papà, perché amava la sua chiesa, perché aveva paura che qualcuno gli rovinasse le tovaglie o i banchi o queste cose. Quindi questo amore credo che gli abbia fruttato il paradiso. E grazie agli insegnamenti di mio padre, io non sono cristiano, ma come tutti diciamo di essere cristiani, ma per essere bravi cristiani ci vuole altro. E tante volte nella mia vita mi è capitato di sbagliare, anche di prendere la strada sbagliata, ma grazie a mio padre mi sono sempre fermato e sono ritornato indietro. Quindi per questo lo ringrazierò sempre e sarò sempre orgoglioso di essere suo figlio.
Ecco, poi c'è questa frase, ti avrei voluto, una frase che riassume pezzi della sua vita, scene di vita molto importanti per lei, raccontate proprio in un libro. Sì, raccontate in un libro, ti avrei voluto, che racconta un po' la mia vita, le persone, i personaggi che ho conosciuto, ma soprattutto è dedicata a un bambino. Tra i vari errori che io ho fatto anche abortire. Quando io facevo lo gigolò avanti e indietro, capitava che c'era una ragazza che rimaneva incinta, della quale però non mi interessava niente, e sono ricorso a queste cose. Poi ho capito con la maturità che è stato uno dei più grandi errori che ho fatto, perché i figli vanno tenuti sempre e comunque. Quindi ho voluto dedicare una poesia e il libro a questo bambino che avrebbe potuto essere mio figlio e che io non ho fatto nascere, e per la qualcosa io non finirò mai di chiedere perdono a Dio, e spero che lui lo faccia prima o poi nella sua infinita misericordia. Però questa poesia che dice ti avrei voluto piccolo per poterti abbracciare, grande per poterti appoggiare, finisce dicendo ti avrei voluto volere quella volta che non ti ho voluto, ed è stato un po' un messaggio a quelli che pensano di fare questa pratica. E ti dirò che nell'errore che ho fatto molte persone mi hanno chiamato e hanno detto io stavo andando a fare ad abortire e ho letto la sua poesia e non l'ho più fatto e la ringrazio. E quindi cioè, questo errore che io ho fatto, che è stato brutto per me, forse ha aiutato qualcuno a non fare lo stesso errore. E questa è una cosa della quale mi pento e mi vanto da un lato. Ecco, poi il libro si apre con una poesia dedicata a un cane, spero di pronunciarlo bene, Kumi. Kumi è stato uno dei miei primi cani, anche per imparare ad amare i cani ci vuole tempo. Io prima avevo preso questo cane bellissimo che era bello avere, piaceva alle donne, facevi figo andando fuori con questo cane stupendo, è un Akita Inu, hanno fatto anche un film con Richard Gere che si chiama Akita, parlando di questo cane, un cane meraviglioso, che poi un giorno morì che io non ero con lui, e anche lì mi diede la prima botta che io capii che i cani, come tutti gli animali, vanno amati, è vero, è inutile prendere un cane per bellezza o perché fa moda o perché è un gioco, no, un cane non è un gioco, un cane è un essere vivente che se decidi di averlo devi amarlo, devi sacrificarti per lui, devi stargli vicino. Poi ho avuto tanti altri cani, addirittura quest'anno 3 vecchietti se ne sono andati e sono stato amareggiato e il mio cuore a pezzi, però sono stato felice di essergli stato vicino fino alla fine, di quando non potevano più fare la pipì fuori, anche se la facevano per terra, di raccoglierli, di seguirli. Di fargli sentire il loro padrone fino all'ultimo momento. E questo vuol dire amare gli animali. Io questa poesia l'ho scritta perché questo cane non lo amavo e dicevo che vedo sempre tra gli occhi che appaiono nella mia mente anche gli occhi di un cane, dico comprato per gioco e usato come un gioco, chiedono ancora quella carezza che non gli ho mai dato e cercano ancora quel padrone che non c'è mai stato. Ecco, lei nel suo passato, come ha detto, ha fatto degli errori di cui poi si è pentito, però l'hanno portata questi errori ad essere una persona nuova. In cosa oggi lei si sente cambiato? In tutto, devo dirti, nel modo di amare, nel modo di amare le persone, nel modo di amare la propria donna, nel modo di amare gli animali, nel modo di amare il prossimo. E questo è un segno di maturità per tutti. In genere gli errori si fanno sempre per mancanza di maturità. Quando fai gli errori che vuoi avere macchine, vestiti, donne bellissime, per far vedere sempre quello che vorresti essere, che vorresti che gli altri pensassero di te. Credo che la maturità ti dia la consapevolezza, oppure si tradisce anche per cercare di dire io sono pieno di donne, sono pieno di... No, è soltanto una debolezza questa, perché quando una persona è sicura di quello che è matura, quindi io so i miei pregi, i miei difetti, non devo dimostrare niente a nessuno e quindi devo soltanto fare le cose che sento di fare. E amare, come amare gli animali, amare i bambini, amare il prossimo, è una cosa che acquisti nel tempo, e se riesci ad avere la fortuna di capirla, te la porti dietro per tutta la vita.
Oggi è cambiata la televisione, è cambiata la nostra società. Qual è il segreto, il consiglio da voler dare ai giovani aspiranti per far sì che possano coltivare i propri talenti? Io so tanti giovani che mi chiamano, grazie a Dio, e sono molto amato dalla gente, perché forse sono sempre stato sincero col mio pubblico, gli ho detto le cose belle e gli ho detto anche tutti gli errori che ho fatto senza paura. Anzi, molte volte dicendoli poi me li porto dietro per anni, 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 perché poi i giornali scrivono gli errori che hai fatto, non scrivono le cose belle che fai, scrivono le cose brutte, perché quelle fanno ascolto, fanno in modo che la gente si interessa. Quindi delle volte uno dice: ma perché sono andato a dirlo? Devo fare come gli altri che non lo dicono? No, io credo che il pubblico mi ha sempre voluto bene, quindi è giusto che io sia sincero con loro. E molti ragazzi mi scrivono dicendo: io vorrei fare l'attore. Fare l'attore, innanzitutto, bisogna partire da vari presupposti. Sono ragazzi che mi dicono: sono bella, faccio l'attrice. Sì, però dovresti essere anche brava. E il fatto di essere bello e giovane va bene, se serve un giovane o un bello nella storia, ma il cinema rappresenta la vita. Quindi al cinema possono lavorare i belli, i brutti, gli alti, i bassi, grassi, magri, giovani, vecchi, perché nella vita tutti questi fanno parte della vita. Poi ci sarà una parte che serve per una bella donna, tu sei bella e avrai quella parte, però c'è anche una parte che mi serve una bruttina e tu non la puoi fare. Quindi non vuol dire che uno dice: è bello o sono un figo, un bel ragazzo, faccio l'attore. Sì, mi servirà un bel ragazzo, ma mi serve anche uno brutto, uno grasso, uno basso, uno... E quindi non mi servono solo giovani, mi servono anche vecchi, perché la vita è fatta di tutte le età. Quindi bisognerebbe che uno che vuole fare l'attore cominciasse studiando, perché non basta imparare copione a memoria, non basta essere belli, come dicevo, bisogna anche saper fare. Per fare il cinema non bisogna solo conoscere a memoria copione, bisogna sapere come funzionano le luci, come funzionano le cineprese, come bisogna muoversi, ci sono mille cose da imparare. Quindi consiglio, prima cosa, di andare a scuola e di imparare anche, perché io insegno all'Accademia degli Artisti, molte volte rimango così perché parlo dei giovani, con dei giovani, adesso dico Marlon Brando e loro mi dicono: chi è Marlon Brando? Come, chi è Marlon Brando? Ma sai, io sono giovane, quando sono nato io era già morto. Cosa vuol dire? Anche Garibaldi era già morto quando sono nato io e so chi è. Quindi se vuoi fare l'attore, impara un po' la storia del cinema, impara un po' la vita di certi attori famosi, guarda i loro film, documentati. Cioè, fare l'attore vuol dire anche questo. Cerca di essere una persona colta, di cercare di sapere tutto, cerca di imparare anche altre cose oltre alla recitazione. Se sai cantare, imparerai anche a recitare, perché imparerai a prendere i fiati, a impostare la voce, che serve di più del... Uno dice: faccio dizione, faccio... No, la dizione senz'altro serve se hai dei grossi accenti dialettali, ma serve avere una bella voce. Quindi impara a parlare con lo stomaco, non con la gola. E questo, anche se uno canta, è una cosa che sa già fare. Impara a ballare, perché avrai un portamento più bello, avrai un portamento migliore di uno che non l'ha fatto. Impara ad andare in macchina, andare in moto, andare a cavallo, perché ti sarà chiesto il giorno che fai l'attore. Perché se tu fai l'attrice, io ti dirò: devi venire in motorino, tu non lo sai guidare, ne prendo un'altra. A meno che tu non sia Charlize Theron, che allora dico metto una controfigura. Ma più cose sai fare, anche queste fanno parte del mestiere dell'attore. Grazie, grazie per la sua disponibilità. Sì, grazie, insomma, per essere stato con noi, perché comunque ha tante cose da raccontarci e da trasmetterci, perché è un uomo pieno di esperienze, sì, diciamolo. Quindi... E quindi spero di mettere in opera quelle belle. Intanto vado a casa e leggo il tuo libro. Il coraggio di aver fede. Beh, per aver fede, no? Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio sempre per avere fede, e ci vuole coraggio per essere se stessi, sempre nel bene, nel male, negli errori, nelle buone cose. Ci vuole coraggio, tutto lì. Grazie a tutti voi e grazie, insomma, di essere stati anche questa sera con noi. Un abbraccio a tutti gli amici di Cristiani Today, da Rita e Andrea. Ciao, grazie a tutti e spero di rivederti, di risentirti. Sentate. Ciao.